Ciao a tutti, sono Andrea, vivere e viaggiare Velletri. Sono qui che sto accompagnando un gruppo in Giordania. Adesso siamo nel Wadi Rum, nel deserto del Wadi Rum. Poi domani andremo a Petra, Piccola Petra e Amman e infine il Mar Morto. Seguitemi alla scoperta della Giordania. Il caffè arabo è diverso da quello del caffè turco, è più concentrato, senza lo zucchero, anche più cardamomo è una spezza. Anche c'è un modo per offrire il caffè, quando fanno questo servizio dentro la tenda di Sheikh o del capo, tutti seduti, poi si offre il caffè in questo modo, quindi tengo il caffè, la caffettiera, questa mano, poi a destra la tazza del caffè. Allora così un goccettino come da voi, come l'espresso, si prende. Poi se prende si beve, va bene? Quando finisci, quando mi dà questo modo, non muoversi la tazza da così, io capisco che ne vuole ancora. Sopra vedrete una piazza squadrata, altare in mezzo, dove ovviamente fanno i loro sacrifici animali. In alto vuol dire vicino al Dio.